del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli carissimi, con cuore colmo di gioia e non senza commozione, celebriamo questa Eucaristia in questo giorno di festa. Permettetemi di salutare anzitutto i confratelli nel sacerdozio, i sacerdoti che svolgono il loro ministero pastorale in questa città di Paramita, i sacerdoti originari di questa comunità cittadina, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, il comitato feste, le autorità civili e militari. Carissimi, edifichiamo insieme la comunità che vive il dono dell'amore, il comandamento dell'amore. Lo fa perché ha in sé l'assistenza continua del Signore Gesù per mezzo dello Spirito Santo, e lo fa anche perché vi è una creatura che, come dice il Concilio, prima stella, primo frutto di quell'assise che ha cambiato la Chiesa, riverbera e, per così dire, riunisce in sé tutti i massimi dati della fede. Lo diceva quel capolavoro della Lumen Gentium. Non so quanto quella lezione sia penetrata nei nostri cuori e nelle nostre menti, ma un fatto è certo, che questa comunità cittadina può riflettere su questo specchio per la Chiesa che è Maria Santissima e lasciarsi condurre da questa creatura ad una cristologia più forte, perché Maria non ha meriti propri se non i meriti del Figlio, e la più bella mariologia è la cristologia, cioè il fatto che la madre risalta, mette in luce la grandezza, l'ineffabile misericordia di Gesù Cristo suo Figlio. Agli inizi di questa celebrazione eucaristica, pertanto, riconosciamo i nostri peccati e domandiamone perdono al Signore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Dio Padre di misericordia, il tuo unico figlio morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi ricostruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio. Thank you.
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Celebriamo la dedicazione della cattedrale. E allora mi consentirete una piccola riflessione sul significato di questa festa mariana che coincide, viene a culminare, viene a chiudersi proprio con questa riflessione sulla Chiesa, su noi, corpo mistico che formiamo la Chiesa. 2 anni fa, il 3 marzo 2018, Papa Francesco inseriva il lunedì dopo Pentecoste, dunque la celebreremo proprio la settimana prossima, la memoria obbligatoria di Maria, Madre della Chiesa. Che cosa significa per noi assumere questo dato nella fede? Maria è madre di tutti noi, madre del Cristo, madre della Chiesa. E in che senso Maria ci può aiutare ad essere Chiesa? Carissimi, dicevo all'inizio di questa celebrazione eucaristica che per felice intuizione di quel grande documento, cioè la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, al numero 65, dice: Maria, per così dire, riunisce e riverbera in sé
tutti i massimi dati della Chiesa. Ma fate attenzione al termine, molto opportuno, riverbera. Riverbera, che cosa riverbera Maria? Riverbera la vita della Santissima Trinità, riverbera la vita del Figlio, le prerogative del Figlio, come canta nel Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato la creatura che si guarda dal basso verso l'alto. L'umiltà, l'humus, è l'ordine della creatura per come è stata creata e secondo il suo scopo. E allora, carissimi, dobbiamo assumere una serie di dati importanti come Chiesa. Noi, per felice intuizione del Santo Padre, non possiamo non ricordare che a partire da quell'esperienza conciliare sono passati un bel po' di decenni, ma sembra di rivivere ieri questa primavera dello Spirito. Possiamo dire che la Chiesa ha fatto suo questo dato. Ricordate che già i padri conciliari ebbero questa intuizione, Maria madre della Chiesa, e allora Papa San Paolo VI volle che si inserisse in questo capitolo della Lumen Gentium il titolo Maria madre della Chiesa, lo avvocò a sé come sommo pontefice. E allora ecco che anno dopo anno la Chiesa ha avuto dimestichezza con questo dato, con questo titolo, uno dei tanti di cui è insignita la Madre di Dio. Ma attenti, cara comunità cittadina di Parabita, noi siamo tutti in cammino verso il compimento pieno della Pasqua. Siamo in cammino verso il compimento, cioè di quella vita piena, vita nella luce, vita di comunione, vita dei beati. La domanda che dobbiamo porci è: potremmo come comunità cristiana giungere a Gesù Cristo, tenerlo sempre scolpito nella mente del cuore per mezzo dello Spirito Santo? Dicevamo anche ieri nella solennità dell'Ascensione, egli dona fiducia al nostro operato, ci dona la capacità, e questo è un onore grandissimo, di compiere le stesse cose che ha fatto lui. Se non avesse visto in noi un'intrinseca bellezza, se non avesse visto in noi un male che è in questo mondo, ma non è dell'uomo, un mondo che deve confrontarsi con le forze tenebrose, un mondo che deve mettere in conto che ci sono delle zone che la luce non l'accettano, la rifiutano, la respingono, è il mistero della libertà con cui Dio ha creato tutte le cose, fratelli carissimi. Non ci porta a guinzaglio come cani, non ci reputa come il Deus ex machina marionette da manovrare. Vuole che liberamente ci divinizziamo, scegliamo di deificarci. E questo processo di deificazione, carissimi, che avviene nello e per mezzo dello Spirito Santo, può arricchirsi ulteriormente di un vantaggio. Questa comunità cittadina deve capire che ha un vantaggio. All'amore sincero e filiale per la Beata Vergine Maria. E carissimi parabitani, le conseguenze sono meravigliose, le implicazioni di questo dato sono importanti, ma dobbiamo stare anche attenti e fare attenzione a questo dato, che la nostra devozione a Maria, madre del Verbo Divino, madre della Chiesa, questo lo dicevano già diversi innamorati di Maria, l'eccelso Luigi Maria Grignò de Montfort nel suo Settecento denunciava tante false devozioni, tanti falsi pietismi alla Beata Vergine Maria. E un innamorato di Maria come lui, un insigne apostolo mariano come lui, sapeva bene che nessuna devozione mariana poteva fermarsi a Maria. Questo non lo vuole la Madre di Dio, non gli piace. E allora denuncia nel suo trattato tutta una serie di false devozioni a Maria. Comunità di Parabita, la nostra devozione a Maria è vera, perché è vero quanto ella vuole che noi impariamo a fare, a essere discepoli che come Chiesa, come membra vive di questo corpo mistico, sanno sempre rapportarsi a Gesù Cristo. E questo è il primo motivo, un motivo che cioè si inscrive nel mistero di Cristo, nel ravvivare la nostra fede in Cristo,
per cui abbiamo bisogno della Madre di Dio. Ne abbiamo bisogno perché, come dice il Santo Padre, proprio nella lettera che accompagna l'istituzione di questa memoria obbligatoria, la Chiesa ha bisogno di una maternità. Vorrei dire una cosa che, di cui mi sono occupato un po' in ambito psicologico. Sapete che uno dei fattori di stress, mi sono occupato di burnout nel mondo della vita presbiterale consacrata. Voglio far sorridere un po' i miei confratelli sacerdoti. Dice che uno dei motivi per cui il sacerdote, a partire da una certa età, potrebbe avere qualche problema è il rapporto con la madre. Gli manca la madre. Se riflettiamo su questo fatto, sacerdoti miei carissimi, c'è un fondo di verità, perché la madre è qualcosa di fondamentale per noi. Non so perché, ma noi sacerdoti, credo, mi smentiranno se sbaglio, i miei confratelli, abbiamo un rapporto con la madre un po' particolare. Questa maternità che deve accompagnare la nostra paternità spirituale è fondamentale. Come sacerdoti non potremmo esercitare una paternità spirituale se non avessimo la sicurezza di una madre. Attenti, quello che voglio dire è che, felicemente e genialmente intuito da Papa Francesco, che quando si dice che la Chiesa ha bisogno di una maternità, si dice che ha bisogno di una identità, perché le membra che formano la Chiesa, gli uomini della Chiesa, sacerdoti, ministri e sacerdoti battezzati, rischiano di non sviluppare una precisa e corretta identità se non hanno un buon rapporto con la madre. Avere un buon rapporto con Maria, avere un amore filiale, un cuore capace di abbandonarsi ai sentimenti di una madre, sicuramente significa avere una buona identità di fede. Sviluppare, proprio come il rapporto con la madre è fondamentale per i primi mesi, i primi 3 anni di vita del bambino, significa sviluppare una corretta identità. Diffidiamo, diffidate di tutti quelli che, purtroppo, per un dialogo malsano, nell'ambito della Mariologia Ecumenica soprattutto, pensano che la Madre di Dio sia una minaccia alla venerazione per Cristo. Non ce ne vogliano i nostri fratelli anglicani, protestanti, noi vogliamo bene, dialoghiamo con loro, ma Maria non toglie l'unica mediazione di Cristo. Questo è uno dei nodi ancora oggi problematici del dialogo ecumenico in ambito mariologico, che è, a mio avviso, oggi l'osservatorio più delicato e importante per il dialogo ecumenico. Maria non divide, unisce. Ma attenti, hanno ragione quando ci dicono che un'esasperata devozione a Maria, divinizzata come quasi fosse persona aggiunta della Santissima Trinità, rischia di degradarla proprio nell'aspetto più bello. E cioè che lei è uno specchio per il Figlio. Lei, Madre di Gesù Cristo, Madre di Dio, riverbera e, per così dire, riunisce in sé tutti i massimi dati della fede. E allora non si può fare a meno, questa è la prima conclusione a cui voglio giungere e vorrei condividere con voi, non si può fare a meno di una sana, corretta devozione, di un amore alla Madre di Dio, perché si rischia di raffreddare la devozione a Gesù Cristo. Però, parabitani carissimi, permettetemi anche di dirvi che d'altronde è Gesù Cristo che ci rimanda alla Madre. Un sano, corretto rapporto della fede in Cristo, nutrito della parola, del vissuto eucaristico, sacramentale, una teologia in ginocchio per tutti noi, una visita frequente al Santissimo Sacramento per tutti noi, diventa anche un circolo che ci porta anche verso la Madre. Un buon rapporto con Gesù Cristo, nostro fratello, un rapporto con Dio Padre, ci rimanda anche ad un buon rapporto con la Madre, come esempio da seguire, come specchio in cui possiamo rifletterci come Chiesa. E allora vedete, da un lato viene a svilupparsi una fede corretta, un circolo di fede, un esempio concreto offerto alla nostra devozione. E il Monforte infatti lo dice in modo, credo, molto chiaro, cristallino. Non dice che la devozione a Maria è necessaria e indispensabile per giungere a Cristo. Non ci dice che è l'unico modo per giungere a Cristo, però ci dice che è il modo più facile e sicuro. Facile e sicuro non vuol dire l'unico modo, però in un certo senso dice che viene a perdere di identità, di percorso chiaro, la nostra devozione verso Cristo.
Facile sicuro perché, guardando a lei, possiamo guardare in lei suo figlio, le grandi cose che suo figlio ha compiuto in lei, le grandi cose che la Santissima Trinità ha compiuto in lei. Ma d'altronde, proprio perché non ha mai fatto altro che la volontà di Dio, proprio perché il suo Fiat è stato consegna totale della sua vita, lei garantisce di non avere altri scopi che di portarci a suo figlio, di fare in modo che la grazia abiti come un habitus permanente, stabile nel nostro spirito, nella nostra anima. Ed ecco allora il secondo motivo per cui è importante che veneriamo Maria, perché dobbiamo avere chiara la nostra identità, altrimenti rischiamo anche noi, come quei discepoli, di dimenticare chi è Gesù Cristo, di dimenticare che non è un Dio macchinetta, un Dio soddisfa desideri, un Dio soddisfa sogni per noi. Non è un Dio che è lì ad aspettare a braccia conserte, come genio della lampada magica, che qualcuno di noi possa chiedergli tutto. Avere Maria come sguardo, come modello, significa imparare ad essere figli che si rapportano ad una genitorialità, padre e madre. Fratelli carissimi, non scopro l'America o l'acqua calda se dico che questa Europa è così depauperata dei suoi valori perché come Telemaco aspetta ancora il padre, come dice Massimo Recalcati in uno dei suoi libri, tesi che condivido apertamente, il complesso di Telemaco. Noi stiamo ancora lì con la mano sulla fronte ad attendere il padre, e si sa che a Itaca, in assenza del padre, i proci gettano lo scompiglio, gettano il disordine. Ma noi un padre ce l'abbiamo. E chi ci può ricordare che abbiamo un padre, che abbiamo un'identità, se non una madre? Certo, a volte questa maternità di cui abbiamo bisogno sarà più forte, ma sempre nello spirito ci rimanderà il padre. E d'altronde un buon rapporto con il padre, una corretta vita sacramentale, ed io mi auguro sempre, fratelli cari, che chi mette piede qui per venerare Maria metta ancora prima i piedi in ginocchio al Santissimo Sacramento, che viva il rapporto con la parola di Dio, che viva la dimensione eucaristica, che è l'energia prima e fondamentale della nostra carità, altrimenti ci raffreddiamo come uomini che devono sporcarsi le mani per gli altri, non soltanto in tempo di coronavirus, ma tutti i giorni. Questa attenzione alla fragilità dell'altro deve occupare i nostri pensieri, perché, come dicevo sabato scorso, tutti abbiamo un padre, tutti abbiamo una patria verso la quale siamo in cammino e tutti abbiamo un patrimonio di fede. Allora, carissimi, voi vorremmo ringraziare tutti insieme il Signore, perché Maria ci ama, ama questa comunità, noi la amiamo e sono convinto che la amiamo perché amiamo Gesù Cristo, la amiamo perché sappiamo chi dobbiamo ringraziare per avercela data. Sappiamo che il nostro cuore, la nostra mente devono essere protesi all'ineffabile mistero di misericordia di Dio. E ancora una volta, vedete come Chiesa, la cosa più bella che mi preme dirvi e comunicarvi è che davvero siamo oggetto di tanto amore da parte di Dio. Un amore smisurato. Non si comprende come Gesù Cristo, nonostante tutti gli sputi, le ingratitudini che avrebbe ricevuto e che riceverà da qui fino alla fine della storia dell'umanità, si fidi di noi, tanto da darci come Chiesa lo stesso compito che ha avuto Lui, la stessa missione che ha avuto Lui. Che il Signore, e questa è la preghiera che levo per tutti noi, per questa comunità, ci dia sempre la capacità di lavorare insieme, in sinergia. È bello sapere che le istituzioni ecclesiastiche, le istituzioni politiche, le istituzioni educative, scolastiche, lavorano insieme. Sono pienamente convinto che questa sinergia, questo triangolo, ma poi insieme mettiamoci tutte le associazioni, tutto il volontariato, che sono la ricchezza di questa cittadina, possano davvero esprimere il meglio delle loro energie. Ha guardato l'umiltà della sua serva, figli miei. Fate che ciascuno di voi sia guardato per la sua umiltà. Celebrare una festa significa questo. Noi non celebriamo la messa in mostra di noi stessi, la visibilità, il plauso, i riflettori. Queste cose, fratelli carissimi, ci possono accontentare per quel frangente di tempo, per qualche secondo, un minuto, ma dopo non lasciano niente. Perché, cari miei,
Il tempo scorre, le lancette scorrono, e non si può vivere il Cronos che si mangia i suoi figli, si deve vivere il Kairos, cioè l'appuntamento continuo con il mistero di Dio, che poi dà senso anche al tempo cronologico. Auguriamoci questo, fratelli carissimi. Auguriamoci che questa comunità cittadina, nel nome di Maria, scopra una maternità come identità chiara di se stessi. Lodiamo il Signore che ha posto la sua dimora in mezzo a noi. In questo Tempio Santo a Lui elediamo la nostra supplica ed insieme diciamo: donaci lo spirito della pace, Signore. Donaci lo spirito della pace, Signore. Per tutti coloro che si preparano alla fede battesimale, catecumeni, simpatizzanti e cercatori della verità, perché incontrino evangelizzatori pieni di Spirito Santo. Preghiamo. Donaci lo spirito della pace, Signore. Per tutte le nostre comunità cristiane, adulte, perché sostengono con la testimonianza coloro che si preparano a ricevere il sacramento del dono dello Spirito. Preghiamo. Donaci lo spirito della pace, Signore. Per tutti gli uomini e le donne impegnati nei diversi campi dell'attività umana, perché vivono il loro compito come servizio per la costruzione di un mondo nuovo, preghiamo. Donaci lo spirito della pace, Signore. Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché non cedono alle potenze del male, ma confidano nella potenza vittoriosa dello Spirito di Cristo, preghiamo. Donaci lo spirito della pace, Signore. Per noi, perché non presumiamo mai delle nostre forze, ma confidiamo nella potenza di Cristo che vince il mondo, preghiamo. Donaci lo spirito della pace, Signore. O Dio di amore, che hai costituito Maria madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi che la invochiamo con fiducia di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità, per Cristo nostro Signore. Oh.
preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché ne sperimentiamo i benefici e per l'amorosa intercessione di Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo tuo Figlio, nostro Redentore. Tu ci hai dato la gioia di costruirti tra le nostre case una dimora, dove continui a colmare di favore la tua famiglia, pellegrina sulla terra, e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. In questo luogo santo tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la Santa Gerusalemme. E noi, uniti ai cori degli angeli nel tempio della tua gloria, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Cena allo stesso modo, prese il calice, dire
rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Fatta la tua volontà.
pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
quest'anno così particolare, Madonna nostra, mi rivolgo a te a nome di tutti i tuoi amati palabitani. È la festa del cuore, quella di quest'anno, perché gli occhi non hanno visto quello che generazioni e generazioni di palabitani hanno potuto ammirare. Come in un sogno abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo vissuto la festa di popolo più partecipata, le migliori luci artistiche, gli spettacoli più coinvolgenti, la gioia di 100 feste patronali in una. Abbiamo dovuto immaginare tutto il meglio per lenire il grande dolore di non poterti vedere, magnifica e ammirevole, per le strade della nostra città. Madonna della cultura, sei riuscita nel miracolo di farci sentire ancora più tuoi quando non ti abbiamo potuto festeggiare come sempre. Hai fatto sorgere in noi, tanti fedeli, il fiume vivo della creatività per fare di questa festa patronale una festa unica e storica. Grazie, Madonna nostra, per la forza che ci hai dato in questi mesi di pandemia. In te tantissime persone hanno visto l'ultimo incoraggiante appiglio quando la vita è cambiata radicalmente, in alcuni casi tragicamente. Quando la paura ha preso alla gola ognuno di noi, quando con la morte nel cuore abbiamo dovuto tenere lontani nonni, genitori, affetti, quando le stesse strade che abbiamo sempre sperato di vedere piene e vive sono divenute un desolante deserto. In te, Madonna della cultura, abbiamo trovato consolazione. Con te la speranza ha vinto la sua battaglia contro lo sconforto. Insieme a te sapremo guardare con sguardo sereno e responsabile al nostro domani. Ora ti invochiamo di donarci non la tanto agognata normalità che vivevamo. Invochiamo invece un futuro nuovo degno del tuo amore. Fai dolce l'amaro di chi soffre le malattie. Non far sentire nessun essere umano uno straniero. La madre che conosce il dolore consola chi subisce ingiustizie, violenze e sopraffazioni. Ferma la mano di chi avvelena il creato. Dai pace a chi non ha pace. Non fa sentire nessuno solo. Accogli maternamente in cielo i corpi dei migranti che muoiono nei campi e che tragicamente sono inghiottiti dal mare. Dona conforto ai disoccupati e alle tante persone che sono in gravi difficoltà economiche. Rendici capaci di capire il dolore altrui, di donare solidarietà, di riconoscere il povero e il sofferente, ma soprattutto rendici capaci di amare. Madonna nostra, hai le chiavi dei nostri cuori, per questo ai tuoi piedi giacciono le chiavi della nostra città perché possano essere benedette. Aspetteremo tempi migliori per poterti donare con tutto l'amore e con tutti gli onori questo simbolo di legame indissolubile. Lo faremo perché è naturale farlo, perché sei capace di farci emozionare, gioire, pensare, discernere e decidere, perché sai farci divenire persone migliori. Madonna nostra, Madonna della cultura, la città di Parabita ti ama incondizionatamente. Rendici degni di te. Noi, con cuore colmo di riconoscenza, racconteremo il miracolo di averti incontrata sul nostro cammino. Donaci la forza di far viaggiare questo racconto lontano, lontano. Solo così noi parabitani avremo restituito un solo grammo del tuo infinito amore. Viva Maria, viva la Madonna della Cultura. Ringrazio il sindaco per questa ode a Maria, la Theotokos. Ci hai commossi veramente perché hai toccato il nostro cuore. Ieri dicevo una cosa,
Quest'anno cittadini siamo venuti noi a ricambiare la visita alla nostra Mamma Celeste, la Madonna della Voltura. Gli altri anni è venuta lei nelle nostre case attraversando le vie della nostra città. È un modo gentile di ricambiare come figli la visita che attendiamo con nostalgia quanto prima possa riprendere. Ecco, nella teologia orientale c'è una diatriba tra un verbo, un termine. Alcuni dicono che le icone si dipingono, altri dicono che si scrivono. È un termine russo che nella traduzione non ha il limite della definizione esatta. Beh, io penso che quest'anno noi abbiamo sia dipinto che scritto la bellezza di una devozione. Abbiamo dipinto con le preghiere delle nostre labbra l'amore alla nostra Mamma Celeste. L'abbiamo fatta su questa voce, senza magari il frastuono degli altri anni, ma nell'intimo dei cuori, perché ognuno di noi ha sentito la mancanza della sua presenza, ripeto, per le strade della nostra città. Ma abbiamo scritto anche col nostro cuore frasi che rimarranno incise in quest'anno particolare di pandemia da Covid-19 per implorare ancora una volta il suo materno patrocinio. Ci sentiamo sempre in dovere come figli di ringraziarla di quello che lei continua a compiere per noi. Sì, forse avremmo voluto, desiderato altro, ma devo dire un grazie di cuore perché c'è stata una perfetta sintonia nel dimostrare maturità da parte di tutti, nel comprendere le esigenze di forza maggiore che hanno determinato delle scelte sofferte. Ma questo passerà sicuramente perché, come la Vergine Maria assicura a Cana quanto è venuto a mancare invitando il figlio a compiere quel gesto, certamente prima o poi potremo ancora una volta sentire l'ebbrezza della gioia e della letizia della sua presenza nel nostro cuore, nella nostra vita e nella nostra città. Ringrazio i confratelli sacerdoti, ringrazio Padre Francesco con tutta la comunità domenicana che ha saputo rendere ancora una volta piena la nostra sensibilità verso l'amore a Maria e tutte le varie realtà che hanno contribuito, sicuramente oltre che ai membri del comitato, oltre che alle associazioni, al prezioso servizio civile che in queste circostanze ha reso veramente, anche se tante volte sofferta, quella che è stata la dovuta necessità di presenza. Ringrazio coloro che con discreto e con atteggiamento mesto hanno portato ai piedi di Maria il loro desiderato, le loro preghiere, hanno pensato anche a rendere belle le strade della città. Abbiamo visto come in maniera spontanea da parte dei cittadini, dei devoti a Maria, sono sorte delle espressioni di fede che ancora una volta, nonostante questo clima, emergono con quella responsabilità e con quella fedeltà che onora ancora una volta Paravita. Che la Vergine Maria sostenga i nostri desideri e che al presto possiamo ancora una volta gioire in quella gioia che, sebbene passerà agli annali della storia questo 2020, sicuramente ritorneremo ancora una volta a guardare quella nostra presenza di figli devoti che ancora una volta attendono i frutti della grazia e della salute. Grazie ancora una volta e che la Vergine Maria benedica la città di Paravita. Fratelli carissimi, faccio eco alle parole di Don Santino ed esprimo anch'io il mio umile ringraziamento a tutti.
a voi cari sacerdoti per essere convenuti, perché come dicevo, noi sacerdoti la Madonna la sentiamo sempre molto vicina a noi, non smette mai di ricordarci quanto è importante il nostro ministero, e per quel fatto che dicevo che con la madre abbiamo un rapporto speciale, ma soprattutto con questa madre, e naturalmente ecco, auguro a tutti voi di avere sempre questo rapporto speciale con la madre. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione per le sue parole di cui dobbiamo fare sempre tesoro, e naturalmente ringrazio tutti quelli che in questi giorni, in questo tempio, ci hanno aiutato affinché tutto procedesse regolarmente. È vero, devo dire anche, siete stati bravi, cioè, è vero, penso che abbiamo rispettato tutte le norme, non si sa fino a quando ancora le dovremo rispettare, ma davvero il senso civico è stato molto importante e credo che sia un lavoro, un merito che va dato a tutte le istituzioni, cioè il senso civico di una comunità cittadina non è una sensibilità scontata e non è una sensibilità che nasce da nulla, vuol dire che c'è un humus, c'è un retroterra che ci aiuta a vivere questo, e questo nel bene di tutti, perché ripeto, questo paese è stato molto fortunato dal punto di vista dei contagi, non ne ha avuto neanche uno, vuol dire che la Madonna ha messo bene la sua mano. Grazie di cuore a tutti. Preghiamo, o Padre che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa con l'aiuto materno di Maria porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della dedicazione di questo tempio, del tempio chiesa cattedrale, e di questa festa in onore della Beata Vergine Maria della Coltura, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E grazie a Dio.